chiamo sul palco, non lo vedo, ah no, è dietro, Giuseppe Perrone. Giuseppe Perrone è partner di UI. Lo avete visto ieri sarà. Su questo palco, caro Giuseppe. Sarà. Avete già visto su questo palco ieri e credo che Giuseppe abbia uno dei compiti più complicati di tutto il Festival del Futuro. Che sia ieri che oggi. Sia ieri che oggi, cioè di provare a raccontare che cos'è il mondo che sta tra Web3, blockchain e NFT. Sono tre parole d'ordine che sono diciamo, diventate immediatamente popolari senza che la gente non avesse assolutamente gli strumenti per capire di che cosa si stesse parlando. E credo che questa è la cosa che lo rende molto difficile spiegare che cos'è. L'altra è che sono cose che tendenzialmente non si vedono o si vedono per il momento solo attraverso strumenti. Quindi lascio il non facile compito di fare un punto della situazione su queste tre dimensioni, Web3, blockchain, NFT, che poi ci introdurranno al panel dopo, che sarà quello di capire un po' come queste tecnologie, e non solo queste tecnologie, poi abilitano la cultura. Grazie mille, grazie Matteo. In bocca al lupo. Anche da parte mia. Chiedo alla regia se possiamo partire con un breve video. I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. Hi, and welcome to this very natural setting. Today, I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Together, we can finally put people at the center of our technology. And deliver an experience where we are present with each other. What do we call this not so new chapter in human connectivity? The Iceland Verse. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. In our open world experience, everything is real. As we move beyond what's possible today, beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, and towards a future where everyone can be present with each other, create new opportunities, and experience new things. Come avete visto, l'argomento è molto dibattuto. Mentre Zuckerberg annuncia Meta, dall'altra parte c'è qualcuno che annuncia Icelandverse, quindi il mondo reale. Che differenza c'è tra questi due mondi? È quello che proveremo un po' a spiegare in questa sessione. Chiedo se possiamo mandare la presentazione a video, in cui sostanzialmente questi due mondi in qualche modo cercano di connettersi. Cercano di connettersi attraverso quella che è un po' l'evoluzione oggi del web. Come vedete in questa chart, siamo partiti dal web 1.0, in cui accedevamo alle piattaforme web per ricercare alcuni contenuti, i grandi motori di ricerca, con un modello basato su una centralizzazione del possesso di questi contenuti in mano a pochi e con un modello di business per lo più legato al tema dell'advertising. Nel Web 2 si inizia ad aggiungere una nuova proprietà della relazione con internet, quindi non solo accediamo per visualizzare dei contenuti, ma accediamo anche per interagire con queste piattaforme, i grandi marketplace, i grandi content lato media, piuttosto che mobility, piuttosto che i grandi social network. Ancora una volta un modello centralizzato. Nel web 3.0 cambia completamente la nostra gestione e relazione con internet, perché introduciamo la possibilità di dimostrare il possesso di un bene digitale e di poterlo scambiare. Questo avviene in un'economia completamente decentralizzata, peer-to-peer, in cui ognuno può diventare creatore di un asset digitale che scambia all'interno dell'ecosistema. Questa volta c'è un cambio radicale del framework che lega sostanzialmente la relazione del mondo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni con internet, proprio perché si ha la possibilità di avere un commerce legato al possesso e allo scambio di questi oggetti digitali. Quindi un modello economico, un modello di business che muta. Sono tante le aziende che si stanno cimentando a costruire dei mondi decentralizzati. Qui ne vediamo alcuni. Nella parte bassa vedete ancora
un sistema centralizzato in cui di fatto la diffusione di quei contenuti, la costruzione di quel modello è in mano ai singoli social network, le società che si occupano di media distribution, piuttosto che grandi piattaforme che abilitano la filiera logistica. Nella parte destra in basso le piattaforme di gaming. È stato proprio il gaming che ha iniziato a introdurre questo nuovo concetto in cui è possibile acquistare la cosiddetta skin. La skin non è altro che un oggetto con cui poter essere ingaggiati da giocatore all'interno appunto di quel gaming. Nella parte alta invece vediamo le prime piattaforme decentralizzate, piattaforme che hanno abilitato un tipo di e-commerce decentralizzato, quindi piattaforme come i grandi crypto exchange, uno su tutti Binance, piuttosto che i wallet come MetaMask, e nella parte destra in alto piattaforme 3D completamente decentralizzate in mano delle cosiddette foundation, quindi distribuite rispetto a quella che è una logica di possesso, in cui poter entrare all'interno di questi mondi. Avrete sentito parlare di Roblox, piattaforma utilizzata e diffusa per il mondo del gamification, piuttosto che Decentraland e Sandbox. Che cos'è oggi il metaverso? Il metaverso non è altro che un ambiente digitale, virtuale, immersivo, in cui poter, attraverso il proprio avatar, realizzare una serie di azioni. Azioni legate a un mondo più dell'entertainment, piuttosto che a un mondo del cosiddetto metacommerce, quindi scambiare degli oggetti digitali. Quanto vale oggi questo mondo? Vale già 344 miliardi, quindi un valore importante, ma un elemento chiave, a mio avviso, sono i 140 miliardi spesi in attività di M&A. Quindi vuol dire che c'è una propensione ad acquistare soggetti che hanno la capacità poi di realizzare oggetti digitali all'interno. Uno su tutti, Nike, che ha comprato una società, lo dicevo anche ieri, RTFKT, per realizzare degli oggetti digitali. O Microsoft, che ha speso circa 68 billion per acquistare Activision Blizzard, un'azienda che realizza ambienti virtuali e immersivi. Sono già 300 milioni gli utenti attivi all'interno del metaverso, e poi vedremo qual è la customer audience complessiva, circa 3 miliardi afferenti per lo più al mondo della gamification. 7 ore in media spese da Gen Z e Millennial verso 2 che sono in media quelle spese sui canali tradizionali, 84 milioni wallet attivi. Questo per dire cosa? Che il metaverso oggi si compone di 3 grandi pillar. Il primo sono gli asset digitali. Non è possibile avere un'esperienza all'interno del metaverso se non attraverso il possesso di questi asset digitali, che possono essere dei collectibles. Abbiamo introdotto prima il tema dell'arte, quindi dei digital art, in cui avere la mia copia unica di quella arte, che può essere nativa nel mondo fisico o nativa nel mondo digitale. Ma l'elemento essenziale è di avere con un NFT, quindi un non fungible token, una copia unica e non riproducibile, ma scambiabile all'interno di questo ecosistema. Si sono affermate varie aziende nel campo del fashion e luxury, nel campo dello sport, nel campo dei media, che hanno iniziato a sviluppare le proprie collection di NFT. Il secondo grande pillar è quello degli ecosistemi persistenti. La difficoltà oggi è di avere una connessione tra il mondo fisico e il mondo virtuale. Quindi questi due mondi devono parlarsi, e per parlarsi bisogna mettere la persona al centro, quindi evitare concetti di depersonalizzazione, di passaggio da un mondo a un altro in maniera discontinua. E lo si può fare grazie anche a quello che oggi l'avatarizzazione, questo termine un po' italianizzato, può introdurre, anche attraverso la capacità di rendere umano la nostra proiezione all'interno di questo mondo digitale, costruendo degli spazi che siano anche costruiti sulla base di principi neuroscientifici. E infine il mondo del gaming, come vedete anche dai dati, è quello che somma la maggior parte del valore di questo mercato, quindi giochi che ti permettono di utilizzare questi NFT, hai la possibilità di vincere nuovi oggetti digitali e sei in qualche modo maggiormente ingaggiato rispetto a questa dinamica. Oggi il mercato continua a crescere, ha raggiunto di fatto 34 miliardi a livello mondiale, con una proiezione di chiudere a fine anno intorno a 37-38 miliardi, quindi vedete in continua crescita, anche se qualcuno ha affermato questo mercato sia un po' contratto. Non si è contratto, però rispetto alle percentuali di crescita di fine 2021 sicuramente si è assestato ed in una fase di maggiore stabilità. Dall'altra parte le criptovalute, che hanno un'oscillazione molto molto elevata, e quindi
perdono molto valore, mentre gli NFT rimangono tendenzialmente abbastanza stabili. Qual è il profilo tipo? Il 60% circa del mercato è rappresentato da transazioni non speculative, quindi chi compra l'NFT e non lo compra solo per un tema di rivendita, ed è rappresentato tendenzialmente da soluzioni che guardano il mondo dei giochi, guardano il mondo dell'arte, per il 9% a livello mondo. La possibilità di utilizzare questi oggetti all'interno del metaverso ne costituisce l'8%. Dall'altra parte, il profilo tipo, chi possiede questi oggetti rispetto a quei 3 milioni di NFT wallet, sono per lo più persone afferenti al target dei millennial per il 62%, Gen X per il 22%, Gen Z per l'11%. I paesi in cui c'è il più alto traffico da un punto di vista di gestione di questi NFT è proprio l'Europa. L'Europa con il 31%, seguita dall'Asia e via via tutti gli altri. Di fatto assistiamo oggi a una crescita del mercato che è inversamente proporzionale a quello che è il valore delle criptovalute. Molto spesso si tende a confondere i due temi, token fungibili da token non fungibili. I token fungibili sono dei token che hanno lo stesso valore, quindi un bitcoin è uguale a un altro bitcoin. Il token non fungibile è un token che per essere scambiato necessita di un controvalore di scambio ed è unico. Quindi in questo grafico vediamo come nel primo caso all'oscillazione delle criptovalute, il cui prezzo medio è oscillato molto nel corso degli ultimi mesi, si assiste invece ad un valore e a un ridimensionamento sicuramente nel 2022, dopo un primo semestre di crescita, di quello che è il valore medio degli NFT. Il prezzo tendenzialmente è rimasto abbastanza stabile, anche se è cresciuto. Quindi seppur si è assestato da un punto di vista di volumi, c'è un incremento di prezzo. Diciamo prima qual è la comunità di riferimento. Tendenzialmente oggi, seppur ci sono già circa 300 milioni di utenti attivi in questo mercato, il mercato a cui guardare è quello composto dai cosiddetti gamers. Sono circa 3 miliardi a livello globale e saranno coloro ai quali ci si rivolgerà per la prima, diciamo, fase di crescita di questo mercato e di questo mondo. Tantissime le aziende che hanno investito, dicevamo prima di Nike, Unity, mi chiedevano ieri quale fosse la modalità con cui realizzare degli oggetti nel mondo digitale, nel mondo del metaverso. Questo è un linguaggio di programmazione che è alla base sostanzialmente della costruzione degli oggetti digitali. OpenSea, il più grande marketplace a livello mondiale per la gestione e la collezione degli NFT, ti consente di connettere il tuo wallet, di avere la possibilità di identificarti e di acquistare un NFT che viene trasferito dal wallet del proprietario al wallet appunto del consumatore. La stessa Microsoft, che ha investito pesantemente nello sviluppo di videogiochi, la Sony, Nintendo, come vedete tutte aziende per lo più afferenti al mondo del gaming, ma dal mondo del gaming ci si sta spostando anche verso le grandi aziende della logistica, come può essere appunto Amazon e via via tutte le altre, con riferimento soprattutto al tema food. Quindi quali saranno, diciamo, le sfide da cogliere per il futuro? Sicuramente il metaverso e gli NFT sbloccheranno una serie di nuovi mercati, mercati che oggi sono per noi sconosciuti e che diventeranno a mano sempre più importanti, sia perché consentiranno di ingaggiare meglio il consumatore e anche nella relazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino potranno essere delle metodiche che faciliteranno, per esempio, l'accesso ad alcuni servizi in cui in modalità immersiva potrò avere la possibilità di avere uno sportello intelligente davanti a relazionarmi con la PA, dal punto di vista della finanza, perché di fatto abbattono i costi della supply chain, essendo oggetti digitali, quindi senza costi da un punto di vista di gestione complessiva della relazione con tutti gli intermediari della filiera, da un punto di vista sociale, perché sempre di più gli NFT sono legati ad un concetto di sostenibilità. Il tema vero, e lo vedremo anche più tardi con alcuni casi aziendali, è connettere questi non fungible token a un concetto di utilità. Al di là del tema della collezione, qual è l'utilità che ottiene il consumatore o il cittadino dal possedere questo NFT? L'accedere a delle esperienze esclusive, l'accedere ad un evento, un tema di ticketing che mi consente di avere la possibilità di fare un salvacoda piuttosto che andare a intercedere con quello che è una popolazione che magari è meno affine al digitale. E infine dal punto di vista del lavoro, perché
dovranno nascere sempre di più competenze rispetto a queste tematiche. Una delle competenze dei lavori del futuro è appunto quella dei Web3 Designer, cioè soggetti che hanno le capacità, in un'evoluzione un po' di quello che è il designer attuale, di disegnare spazi all'interno del metaverso. Quindi mi piace concludere dicendo che bisogna investire in questi megatrend, perché investire in questa megatrend vuol dire investire per il futuro. Grazie mille.